Ah, era lei, eh? Che delusione. Credevo fosse una cinciallegra. Scusi, io non volevo... No, 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 scusi lei. Vedi, io sono un professore di scienze naturali, un ornitologo, sì. Sto compiendo uno studio sulla progressiva scomparsa di molte specie di uccelli per colpa dell'inquinamento atmosferico. Ho visto che lei prima guardava... Beh. Ogni croce su questo libro significa un uccello che non risponde al mio richiamo, che se n'è andato, che è morto respirando quest'aria mefitica. Sa quante specie di uccelli c'erano qui nel parco? Ma non so. 375.000. No, ma cosa dice, scusi? No, l'ho detto così. No, così. Beh, no, 73. Oh. 73 specie diverse. Sì. C'erano i rampicanti, come il picchio, il cuculo. C'erano tutti i passeracei. Tutti? Tutti, sì, sì. Dai fissi rostri ai tutti rostri, ai corni rostri, ai denti rostri, merli, tordi, cingallegre, cardellini. Canarini? No. No. Canarini no, tutti meno i canarini. Erano canti che si intrecciavano di ramo in ramo in un meraviglioso concerto. E ora, per colpa del progresso tecnico, ascoltare il piccolo cinguettio di un uccello è diventato un sogno irraggiungibile. Perché secondo lei l'inquinamento... Cosa? No, dicevo, secondo lei l'inquinamento... Ma che cosa? Dicevo... Cosa diceva lei? Niente. Ma scusi, lei ancora ha dei dubbi? Lei è uno di quelli che si illudono ancora? No, io chiedevo... Sì. Ma cosa? Ma noi stiamo andando incontro verso la distruzione completa di noi stessi. E siamo noi che ci distruggiamo. Ha capito? Siamo noi che ci distruggiamo. Pensi soltanto... agli scarichi degli automobili. Lei all'automobile? Sì. Dopo mi dà un passaggio, No, dicevo! Sì. Lo scarico della sua macchina contribuisce alla distruzione dell'equilibrio della natura. Perciò lei è colpevole, come tutti, capisce? Sì. E che cosa fa? No, dico, che cosa fa? Io. Cosa fa? Sta lì con le mani in mano a guardare. Sì. E intanto la natura tace. Il parco non canta. Nessun trillo di vita. No, è inutile che lei mi faccia il pettirosso. Sì. Lo so benissimo che lo fa per accontentarmi così. Zitta! Guardi lassù, come spaurito il pettirosso. Ma veramente il petto non è rosso, è grigio. Ma per forza è pallido, anemico. Non sta bene. Vede come respira male. Non respira azoto, ma ottani. E poverino, guardi come magro. Chissà da quanti giorni non mangia. Mica tanti, eh. Ecco, va via, pettirosso. Fuggi dallo smog. Sì, fuggi. Ecco, bravo, vola. Vola, cosa fai? Riprende il giro? No, facevo la seconda voce sotto mentre lei... Ma come lei canta mentre la natura muore? Cieco! Lei è cieco come tutti! Il mondo va verso la catastrofe, ecco. E intanto anche l'ultimo uccellino se n'è andato. Non c'ho più ragione di stare qui. Ecco. Tenga. Questo è l'unico richiamo che funzioni al giorno d'oggi.